Eccoci con questa nuova conversazione. Oggi parleremo di una delle persone che è riuscita con il suo ingegno a mettere le basi dello sviluppo sia dei computer che dell'intelligenza artificiale. Parliamo dell'inglese Alan Turing, un matematico e crittografo che, come è accaduto a tanti geni incompresi, ha avuto però una vita estremamente tormentata. È nato a Londra nel 1912 e da subito si è fatto notare per il suo ingegno e la sua testa fine in fatto di numeri. Quindi il Ministero della Difesa aveva un grande progetto da mandare avanti, era quello di decifrare i messaggi che il comando tedesco inviava alle navi poste nell'Atlantico. Ebbene, questa macchina, che si chiamava Enigma, non era ancora stata decifrata. Turing si mise al lavoro con il suo team e riuscirono nel giro di un anno e mezzo, due, a decriptare Enigma. Il successo fu immediato, ma soprattutto vennero salvate migliaia e migliaia di vite. Però, come spesso accade a tutti i geni, lui non poté rivelare neanche una parola di tutto il lavoro svolto. E a questo punto gli rimase soltanto in mano la macchina da calcolo che aveva inventato, una macchina elettromeccanica che lui chiamò Colossus e il primo esempio di sistema di calcolo in grado di lavorare sia con un programma che direttamente con l'input dei dati. Ci fa sorridere il fatto che il grande Colossus, grande perché era praticamente una stanza di valvole e contatori, riusciva a elaborare 4.000 messaggi al giorno, un numero che oggi non solo ci fa sorridere, ma ben di più, perché siamo abituati a miliardi di operazioni al secondo. Di Colossus ne furono costruiti 10, ma alla fine della guerra tutto finì. Non solo, Turing dichiarò apertamente e fece outing sulla propria omosessualità e il governo lo condannò in un modo assolutamente bieco, possiamo dire, al fatto di dover usare la castrazione chimica. Lui, dall'onta subita, con del cianuro si suicidò. Era il 1954. Prima però Turing era riuscita in un'altra impresa, l'impresa di mettere in piedi il suo famoso test, il test di Turing. Il test è relativamente semplice nella definizione, ma abbastanza complesso nei risultati, perché impone che un umano C ponga in due stanze separate senza che si vedano le stesse domande a un computer e a un altro umano. Lo scopo è che l'umano C sia in grado di stabilire chi è il computer. Ebbene, fino a oggi il test di Turing non è stato superato. Possiamo dire che ci sono avuti dei piccoli esempi e dei passi avanti, soprattutto nella realizzazione di macchine che erano in grado di farlo in parte, tant'è che nel 2011 e 2014 un sistema messo in piedi dai russi che si chiama Eugene Guzman, quindi un chatbot, riuscì a superarlo, però soltanto per un giudice su 3, quindi per il 33% degli esaminatori. La vita di Turing è estremamente interessante e io vi invito a guardare sulle varie piattaforme online The Imitation Game,
una bella rassegna di quella che è stata la vita tormentata di un genio. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima.